Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Oggi sul canale non sono solo a mostrarvi le migliori applicazioni per Android di questo mese, perché infatti prima di me parlerà un mio carissimo amico nonché collega Salvatore Bruno, che ha qui su YouTube un canale anche lui su Android o comunque su tutto quello che riguarda il mondo tecnologico. Ed è proprio grazie a lui che oggi ho realizzato questo video, avendo portato io 5 applicazioni, quelle che secondo me erano le migliori, e lui di converso altre 5 applicazioni. Vi lascio ovviamente in descrizione il link al suo canale e il link al video che ha realizzato lui, speculare a praticamente questo video qui sul canale stesso. E di conseguenza andiamo subito a recensire le sue 5 applicazioni, vediamo Salvatore cosa ci propone e poi tornerò io a recensire le mie. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al mio canale e anche al suo. Noi stiamo per raggiungere quasi 20.000 iscritti, quindi ragazzi mi raccomando, è un traguardo che voglio raggiungere al più presto. E soprattutto vi ricordo che in descrizione trovate il link a tutti i miei canali, quello che è Telegram, quello che è Instagram, quello che è Facebook. Quindi adesso basta, passiamo la parola a Salvatore e vediamo cosa ci propone. Vai Ciao a Salvatore. tutti, io sono Salvatore, ma oggi lo sono un po' meno perché questo non è il mio canale. Ringrazio Guido per l'opportunità che mi ha concesso facendomi realizzare questo video sul suo canale e vi ricordo che qui sotto in descrizione troverete il link del video che abbiamo realizzato sul mio canale. Sono altre 10 app, ma iniziamo subito. La prima app si chiama Long Screenshot, è il must have per chi vuole fare degli screenshot alle lunghe conversazioni WhatsApp. Infatti, riusciremo a fare degli screenshot più lunghi rispetto ai soliti 9 sedicesimi, così da comprendere più elementi. Basterà avviare l'app e nel momento desiderato cliccare il pulsante in basso a destra e avviare lo screen, poi ricliccare per fermarlo e infine salvare. Molto easy, no? La seconda si chiama Offerte Calculator. Quante volte siamo entrati in un negozio senza sapere a quanto corrispondesse lo sconto applicato su un prodotto, dato che era spesso in percentuale? Beh, con questa app risolveremo il problema. Basterà scrivere il valore pieno del prodotto, che nei riquadri sotto, nominati con la percentuale di sconto, apparirà il valore scontato. È possibile aggiungere riquadri in modo da velocizzare sempre di più il processo. Cosa aspettate a scaricarla? Il link è in descrizione. Passiamo alla terza, Fingerprint Action. Grazie a questa sarà possibile scegliere quali azioni compiere alla pressione del sensore di impronte, molto comodo per chi ha il sensore posteriore. Infatti sarà possibile assegnare ad uno swipe in basso l'apertura della tendina delle notifiche, oppure lo scatto di una foto al singolo tap. Le soluzioni sono infinite e non si fermano alle due che vi ho indicato. Comunque, il link sta giù. 4. Che cosa? Mastercard! Ok, calma. È proprio questo il nome dell'applicazione. Grazie a quest'app riusciremo a memorizzare le nostre carte fiducia dei vari supermercati in un'unica app. Infatti queste carte fiducia hanno su di esse un codice a barre e funzionano grazie a questo. Quindi l'app andrà a scannerizzare il codice e a salvarlo in app. Così, una volta arrivati in cassa, basterà mostrare il codice a barre per usufruire di sconti applicati solo ai clienti con carta. O per continuare la vostra raccolta punti, insomma, il link sta sotto. Quinta e ultima app si chiama Lettore Carte di Credito. La faccio breve perché per motivi di privacy non posso mostrarvi il funzionamento. Scaricatela, accendete l'NFC e collegate una carta contactless sul retro dello smartphone. E come per magia, i codici della carta verranno aggiunti al device, così da copiarli in facilità. Mi raccomando però, non fate i furbi, eh! Bene ragazzi, queste erano le mie 5 app. Ringrazio ancora Guido e gli passo la palla. Prendi Guido! Grazie Salvatore per questa palla al volo che hai lanciato dall'altra parte dell'Italia. Dunque nulla, adesso parliamo delle mie 5 migliori applicazioni, sperando che quelle di Salvatore vi abbiano convinto e soprattutto dite qui nei commenti quale applicazione scaricate e quale vorreste che ci sia nella prossima lista delle migliori applicazioni per Android nel mese di dicembre. Ma non perdiamoci in chiacchiere e passiamo alle mie 5 migliori applicazioni per Android. Sarò meno scenico di Salvatore, lui è troppo più bravo di me nel montaggio video. Partiamo subito. La prima applicazione di cui voglio parlare è Eva, Everything for Telegram.
Eva è un'app realizzata e pensata appositamente per Telegram, mediante la quale riusciremo a switchare online tra una serie di informazioni principali tra stickers, bot e canali. Infatti non solo riusciremo per esempio all'interno degli stickers ad aggiungere con estrema facilità gli stickers che più ci aggradano, ad esempio Shrek, una volta cliccato su Add, ecco che andiamo all'interno dell'app Telegram stessa, già installata ovviamente all'interno del nostro device, per cliccare su Aggiungi sticker. Oltretutto però la cosa principale e molto carina che ho trovato di questa applicazione è che riusciamo a switchare anche tra una serie innumerevole di bot. La cosa non finisce qui, perché possiamo andare a fare ricerche più precise magari per lingua o per quel che ci interessa anche qui all'interno dei bot, per esempio utilità. Ed ecco che ci esce praticamente tutta una serie di bot che fanno utilità, per esempio download di video su YouTube, mappe intorno a noi e tanto tanto altro. La cosa finale, ma non meno importante, è anche la possibilità di aggiungersi a canali molto molto interessanti. La seconda applicazione invece è SD Made, pulizia del sistema. Questa è un'applicazione must have, ovvero non si può non avere sul proprio device. Esiste ovviamente una versione a pagamento di questa app che ci consente di fare quel che è il 100% della potenzialità dell'app stessa. Io infatti in alto a sinistra, come potete leggere, ho la versione pro, ma niente paura. In descrizione troverete il link ad un sito Drive praticamente, che vi reindirizzerà per l'appunto alla backup di questo file pro. Basterà cliccarlo, installarlo e per magia troverete praticamente installata la versione pro sul vostro device. Questa app ci consente di pulire il sistema da una serie di file che vanno a rallentarlo. Ovviamente è un'app priva di pubblicità, priva di memoria RAM occupata a vuoto e priva di tutte le altre cazzate che si trovano praticamente all'interno del Play Store. Cliccando per esempio su pulizia di sistema possiamo cliccare su uno scanner per far sì che ci sia una scannerizzazione completa del sistema tra tutta una serie di elementi. La blocchiamo, altrimenti il video impiegherebbe troppo tempo a realizzarsi. Possiamo andare a trovare anche resti di applicazioni ogni qualvolta praticamente andiamo ad installare delle app e poi le cancelliamo. Le applicazioni ovviamente lasciano dei file che devono essere puliti. Io ovviamente l'ho fatto prima di questo video e di conseguenza mi dice zero elementi. Ma possiamo poi andare a cliccare duplicati, analizzatore di spazio, controllo applicazione e gestore file, perché sì, ci dà anche la possibilità di gestire i nostri file comodamente, come se fosse praticamente un archivio del nostro smartphone. Sulla terza applicazione sarò breve. Eventbrite scopre eventi divertenti in zona. Questa applicazione, una volta aperta, ci permette di accedere a quel che è la nostra localizzazione per capire in che città ci troviamo. Una volta fatto ciò, riusciremo a trovare tutti gli eventi intorno a noi. Questi eventi sono divisi ovviamente per categorie, quindi enogastronomia, manco riesco a dirlo, salute e benessere, feste e quant'altro. Ovviamente possiamo fare delle ricerche specifiche, voglio uscire in un determinato orario in Torino e avrei voglia di, possiamo cliccare praticamente su salute e benessere, fai da te, musica etnica, escursioni, commedia, moda, festività, scienze e tanto tanto altro. Altra applicazione must have è Nougat Oreo Quick Setting. Ovviamente questa applicazione è gratuita sul Play Store e una volta aperta ci permette di modificare una serie di toggle rapidi ottenibili dal Quick Setting qui in alto. Infatti come potete notare io ho i dadi che si lanciano una volta che clicco praticamente qui, ho lo Smart Reminder, una volta cliccato infatti su Smart Reminder posso aggiungere note di testo rapide all'interno della mia barra strumenti e di conseguenza magari posso aggiungermi promemoria, poi posso rimuoverli, copiare il testo e quanto altro. Oltretutto le cose non finiscono qui, perché possiamo aggiungere tutte le novità più interessanti all'interno della barra strumenti stessa, per esempio caffeina, meteo, filtro notte, screenshot, segui uno screenshot con un tocco e tanto tanto altro, anche in funzione di multimedia e tutte quelle informazioni che praticamente all'interno delle scorciatoie delle app non riusciamo a trovare nella tendina notifica. Per esempio, app scorciatoie /1, possiamo cliccare qui per aggiungere un'app avviando il toggle e una volta avviato il toggle praticamente di questa app ci troveremo l'app da lanciare qui. Ultima applicazione è My Device. My Device serve praticamente a capire effettivamente che cosa abbiamo tra le mani, cioè che tipo di telefono, quanto è potente e tutto quello che praticamente ci può interessare sulle informazioni device. E infatti ci dice tutte le applicazioni che abbiamo installato, tutte le applicazioni di sistema e anche informazioni sulla batteria. Per esempio la salute della mia batteria dice essere buona e ci credo, l'ho comprato poco tempo fa questo smartphone, però effettivamente ci dice anche quando la batteria deve essere cambiata, cioè quando lo stato della batteria
viene riconosciuto come difettoso. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui. Spero che vi sia piaciuto questo binomio tra Guido e Salvatore Bruno e soprattutto spero che vi abbiamo convinto ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Come sempre noi ci vediamo in una prossima puntata, quella di giovedì, sperando che questa volta non ci siano inconvenienti come la scorsa settimana. Mi scuso per il fatto che questa settimana per l'appunto non ci sia stato un video di giovedì, ma sono stato impegnato all'università e di conseguenza nulla ragazzi. Ci vediamo alla prossima!